Quel giorno sullo Zoncolan sono partito per andare in fuga e la storia, insomma, ormai la conosciamo tutti e da lì mi è cambiata la vita. È stata una giornata fantastica e nulla, sono arrivato da solo sullo Zoncolan e ho fatto tutta la stagione, penso bene, e nulla, in 6 ore è cambiata la vita. Con una vittoria. Montegrappa sono partito per vincere, tutti mi aspettavano vittorioso in cima. E non ti nascondo che è stata un'ora di salita, ho sofferto, poi dopo gli ultimi 3 chilometri sono risuscitato e all'ultimo chilometro pensavo ancora di non farcela, poi quando mi sono alzato sui pedali ho visto i due ragazzi della Astana davanti a me, ho detto li passo tutti e due e arrivo su da solo. Ho deciso di rimanere qua perché mi avete dato fiducia e mi avete fatto crescere, senza di voi non sarei arrivato dove sono adesso. Perciò è stato giusto rimanere, ma so che cresceremo insieme, io sono cresciuto con voi siete cresciuti, io anche, e è un percorso che va fatto insieme, almeno a mio modo di vedere. È un percorso che va continuato insieme. Il ciclismo invece è stato diverso, ho iniziato a pedalare con mio papà per arrivare in cima alle salite, quindi era una vittoria solo arrivare in cima alle salite, solo fermarsi a mangiare il tè, a bere il tè, a mangiare un panino, insomma, fare attività padre e figlio, diciamo, nulla di più. Mio papà mi ha sempre seguito, era orgoglioso quando portavo a casa le coppettine da allievo. E lo è ancora adesso. Devo dire che sono fortunato, oltre di cognome, avere una famiglia alle spalle che mi segue e mi mette nelle giuste, diciamo, mette nella giusta posizione di pedalare con tranquillità. E il Gava, con tutti gli anni che ha fatto da professionista e tutto quello che ha vissuto, mi trasmette e mi cerca di insegnare tutto quello che lui ha passato in questi anni da professionista. Io e Alba siamo come fratelli. Abbiamo iniziato da juniores insieme in nazionale, quindi 2013-2014. Dopo siamo passati dilettanti insieme. La mia prima corsa da dilettante me l'ha fatta vincere Alba. Io gli sono stato ruotato tutto il giorno, a 150 metri dall'arrivo mi ha fatto passare, siamo arrivati insieme a braccia alte. La tappa dello Zoncolan mi ha portato in fuga, mi ha portato sotto la salita, io ho vinto, lui a 3 km dall'arrivo si è fermato, ha guardato la diretta, risultato per la vittoria e ha tagliato il traguardo. Penso che sia il compagno migliore che uno può avere.